Come si fa a sapere che un edificio che non è stato colpito da nessun aereo, con incendi piccoli e non senza danni di rilievo, cadrà in maniera così clamorosa? E qui la reductio ad absurdum che ci porta all'unica ipotesi possibile, una demolizione controllata che implica almeno alcune settimane di preparazione, decine di persone, mezzi tecnici complicati, computers e tutto il resto, certamente al di là dei nostri, delle capacità dei nostri tendelli. La prossima. Un attimo solo, vedremo se... Gabriele, abbiamo un problema di nuovo col proiettore. Comunque intanto ne approfitto un po' per spiegarvi il prossimo incontro, il 28 novembre, mi sembra che sia un mercoledì, ospiteremo appunto Claudio Moffa. E il master è un po' assurdo a esempio di non solo di studi d'approfondimento che all'università praticamente non sono più possibili, ma anche come esempio di vero e proprio pluralismo. Questo master praticamente... Il professor Moffa è riuscito ad invitare da magistrati di provenienza di destra, addirittura un anno fece una prolusione Andreotti, ovviamente criticato, fino a esponenti della cosiddetta Master Enrico Mattei sul Medio Oriente. È l'unico master che si occupa specificamente di questo tema, significativamente poi intitolato ad Enrico Mattei, che aveva sede presso l'Università di Teramo e poi in seguito anche alla vicenda del tentativo di invitare Forisson a Teramo è stato praticamente estromesso dall'Università. Ecco. Era l'unico esempio di reale pluralismo e di dibattiti. Io vi faccio un suo esempio: quando siamo stati chiamati noi al Master, era gennaio, facemmo un pomeriggio intero di dibattito in cui erano presenti, a parte vari giornalisti, c'era anche Maurizio Blondet, e c'era l'ambasciatore dell'Iran in Italia, l'ambasciatore della Siria, i quali si sottoponevano davvero ad un esame di tutte le loro mosse, insomma. E il tema di quest'anno del Master, concludo subito, sarà proprio la situazione in Iran, uno studio della società iraniana di cui i nostri media ci raccontano ovviamente delle balle più folcloristiche, e i pericoli di guerra. Proseguiamo. Allora, qui abbiamo la scena del delitto vista dall'alto. Qui il fiume Hudson, il nord è qui, sud qui. Quindi questa è la torre sud, quello che rimane, torre nord. Qui c'è la via Vesey Street. Qui c'è il palazzo numero 6 del World Trade Center e vedete questo grosso cratere che va non solo nel tetto ma praticamente è sventrato l'intero ufficio. E c'è stata una grandissima esplosione qui al momento dell'arrivo del secondo aereo che ha colpito la Torre Sud. Quindi prima la Torre Nord, poi la Torre Sud e al contempo, mentre l'aereo arrivava qui, esplosione qui e grande cratere. E qui nessuno parla, neanche il NIST, neanche molti nel movimento. Adesso se i rotami avrebbero indebolito questo palazzo qui, palazzo numero 7, com'è possibile che anche questi muri qui stiano ancora in piedi? Quindi l'assurdità di questo collasso mi sembra comprovato. L'altra questione è piccoli laghi di metallo liquido, di metallo fuso ad alta temperatura che rimangono negli scantinati per molto tempo, anche negli scantinati del palazzo numero 7. Quindi tutto assurdo, tutto impossibile. Adesso andiamo al Pentagono. Secondo la teoria ufficiale, qui c'è l'arrivo del Boeing che colpisce la facciata, qui sarebbe la facciata sud-ovest più o meno. La prossima. Il problema qui
una perforazione di 19 metri e un aereo di 38 metri misurato in questo senso. Però il problema è ancora peggio, perché questo è dopo il collasso della facciata, che è una conseguenza non dell'impatto bensì del fuoco, la prossima. Questo è il muro del Pentagono subito dopo l'arrivo dell'oggetto volante, un buco magari da 3, 4, 5 metri al massimo, in parte celato dietro questa cortina di acqua. Interessante, se si trattasse veramente di un fuoco di kerosene, quindi di un Boeing, dovrebbero utilizzare la schiuma, invece stanno utilizzando l'acqua, come vedete qui. La prossima ci fa vedere il buco creato dall'arrivo di questo oggetto volante. Sarebbe qui queste finestre ancora intatte, semplicemente impossibile. Come fa un grande Boeing a scomparire in quella piccola perforazione? Assurdo. Fanno tentativi goffi, primitivi, trasparenti, di creare l'impressione dell'arrivo di un aereo. Ci sono tante altre difficoltà, ostacoli, vari oggetti che si trovano su questa famosa aiuola, e sulla aiuola non c'è nessun segno dell'arrivo di un aereo. E stiamo parlando non del barone rosso, bensì dell'imbranatissimo Hani Hanjour, cui una ditta di affitto degli aerei non voleva dare neanche un piccolo aereo a un singolo motore. Prossimo. Quindi l'ipotesi del Pentagono deve diventare l'oggetto volante, con ogni probabilità, possiamo dire, un missile di crociera, che implica adesso il lancio da parte del Pentagono stesso, un tipo di autogol del Pentagono per guadagnarsi, se mai, simpatia, per dire: vedete che non siamo stati noi siamo stati attaccati. Quindi un tipo di copertura demagogica per il resto del golpe. Prossimo. Shanksville, Pennsylvania, la stessa cosa. Qui il cratere del Boeing di Shanksville, ma vedete le dimensioni, anche qui assurdo. Nessun segno di un aereo. Dov'è il Boeing? Dov'è? Niente coda, niente ruote, niente altri pezzi motori che normalmente sopravvivono. Qui di nuovo impossibile. La prossima. È la stessa cosa qui, da un altro punto di vista. L'aereo sarebbe sotto in una maniera abbandonata del carbone. Allora si faccia qualcosa per estrarre questi pezzi. No, non si può. Impossibile. L'hanno fatto dal fondo dell'Oceano Atlantico, ma non lo possono fare, vogliono fare qui. Un grosso mistero, perché indica che questo aereo è stato distrutto, polverizzato praticamente in aria, fino al momento che quello che rimane sono piccolissimi pezzi. Prossimo. Sottolineiamo l'11 settembre come colpo di Stato. Prossimo. Merito di Blondet, che abbiamo sentito oggi, l'11 settembre, colpo di Stato in USA. È l'unico libro che abbia preso questo come titolo, mi sembra estremamente importante, perché colpo di Stato che cos'è? Una parte del governo attacca un'altra parte del governo con violenza, con morti, ed è quello che abbiamo qui. La prossima. Adesso andiamo a vedere lo strano comportamento di Bush durante questa giornata, perché è un golpe. Lo scopo del golpe non è di cacciare lui, bensì di mobilitare. E per riassumere brevemente, il problema è che la tendenza naturale di Bush è di non fare nulla. Il suo atteggiamento classico è quello catatonico. Dorme 8-9 ore ogni notte, deve fare 2-3 ore di allenamento, la sua giornata lavorativa è qualcosa come 30 minuti e basta. E quindi lui non fa niente. Un aereo da ricognizione degli Stati Uniti costretto ad atterrare in Cina durante la primavera, come scrivo nel libro, i neocon cominciano a dire: utilizziamo questo caso per
costringere i cinesi a dare i piloti, dare l'aereo, li facciamo perdere la faccia e procediamo allo smembramento della Cina. E Bush che cosa fa? Non fa niente. In quel momento lì, io penso, hanno preso la decisione finale di procedere all'11 settembre, perché hanno visto che anche con un fantoccio del calibro di Bush, lui non riusciva neanche a mobilitare se stesso. Bisogna anche mobilitare congresso, partiti, stampa, opinione pubblica mondiale, tutto il resto. Quindi 11 settembre. Ma lui va a visitare questa scuola, no? Bambini da 8-9 anni qui, che devono leggere la mia capretta. Bush non legge. È calunnioso dire che lui stava a leggere la capretta. Sta ad ascoltare i bambini, qui la maestra, la prossima. E quindi lui entra in questa classe circa allo stesso tempo dell'arrivo del secondo velivolo che si va a schiantare contro la torre sud. Interessante perché il secondo impatto indica che c'è qualcosa di strano che sta accadendo. Normalmente a questo punto il cosiddetto Secret Service, il servizio di gorilla del presidente, dovrebbero prenderlo fisicamente, portarlo fuori di questo posto che è stato pubblicizzato e metterlo al sicuro in un bunker, cosa che hanno fatto con Cheney. Cheney è stato preso, portato, messo nel bunker. Invece con Bush, un agente del Secret Service dice andiamocene, non si muovono. Un colonnello di Marines che ha la valigia con i codici nucleari di lancio, cosiddetto football, dice la stessa cosa forse, ma non si muovono, stanno lì, adesso vedrete per quanto tempo. Al centro della faccenda, secondo me, è questa dicitura, Angel is next. Adesso tocca l'angelo, Angelo è Air Force One, l'aereo personale del presidente Boeing 747. Ecco, Card, secondo la versione ufficiale, lui gli sta dicendo, signor Presidente, un secondo impatto ha avuto luogo nel World Trade Center, gli Stati Uniti sono sotto attacco e così via. Alcuni hanno speculato, quello che gli sta dicendo è proprio Angel is next, che vuol dire praticamente mo tocca a te. È importante, sottolineo l'importanza di questo, che di cui altri autori, per quale motivo non so, non parlano. Ed è di importanza capitale, perché questo è l'unico momento della giornata in cui i golpisti parlano, si fanno avanti e fanno le loro rivendicazioni all'interno di questo messaggio, come vedremo. Ecco, Angel is next, adesso tocca a Bush, adesso tocca all'aereo di Bush. È un messaggio minatorio corredato con parole e codice a livello cosmico. Da tutte le agenzie, CIA, Pentagono, NSA, così via dicendo, tesoro. È un ultimatum a Bush. Tu devi lanciare la guerra delle civiltà in forma convenzionale, facendo l'aggressione contro l'Afghanistan. Altrimenti noi abbiamo tante di quelle parole codice. Possiamo anche far sparare i missili termonucleari. Se tu non fai l'invasione di Kabul, noi la possiamo radere al suolo con le bombe nucleari, o Damasco, o Teheran, o il Cairo, o Baghdad, o quello che sarà. E quindi questa è la minaccia nei confronti di Bush. Naturalmente ai sinistri questo non piace, perché la loro idea è sempre, è stato Bush. Bush sapeva. No. Come fa Bush a sapere? Dire che Bush sapeva è una contraddizione interna. Bush, cretino. Come fa? Poi è un cretino di bassa lega. Sarebbe un grande errore dire a Bush, guarda, domani c'è un colpe, ti vogliono spingere, no? Potrebbe reagire chissà come. Non si fa. Invece gli mandano questo messaggio. L'esistenza del messaggio è noto attraverso il New York Times, attraverso una interviste televisive di Condoleezza Rice, attraverso tanti articoli, è anche confermato il contenuto, era Bush, tu sei il prossimo bersaglio, noi siamo i
vertici di tutte le agenzie e ministeri veramente importanti, noi possiamo lanciare i missili nucleari. Questo viene confermato da Debka, che opera nell'orbita del Mossad, da Namakon, un gruppo di vecchi agenti del KGB russo, e anche da Réseau Voltaire, i Thierry Maison a Parigi, quindi francesi, e anche un po' di fonti russi. Quindi su questo non c'è dubbio, ed è il momento in cui i colpisti parlano, e se volete leggere qualcosa su questo, il mio libro è l'unico che ne parla. Cosa stranissima. Prossimo. Adesso, vogliamo divertirci un po'. Questo signore, questo è Bush, dopo aver sentito quello che gli ha detto Carr, no? Secondo impatto o magari qualcosa di peggio, e lui sta lì ad ascoltare la capretta per 15 minuti. Questo è impeachable, nel senso che se tu sei presidente degli Stati Uniti, hai giurato di difendere, se gli dicono il paese sotto attacco, tu devi dire mobilitate l'esercito, mandate i marines, tutti gli aerei devono decollare, informate la NATO, andate qua, là, no? Una serie di ordini di mobilitazione. Invece lui non fa niente, atteggiamento catatonico, sta lì come un pero, come una lonza, come volete dire. Ma adesso la questione per voi, come dicono i giornalisti, ma questo signore che cosa prova? Qual è il contenuto emotivo per Bush in questo momento, dalla sua espressione, no, dal suo linguaggio di corpo e tutto il resto? Che cosa sta provando? Vogliamo sentire un po'? Facciamo un sondaggio. Il pubblico, un sondaggio? Si vivono questi sondaggi, no? Cioè uno ce lo, ironico, ce lo permettiamo anche noi. Spaventato, ok. Normalmente spaventato è un punto di vista, ma c'è, molte volte c'è un altro punto di vista che è diverso, è tenuto dall'esperto canadese Barry Zwicker, per cui ho grande rispetto, ma di cui non sono d'accordo sull'analisi di questo punto. Spaventato oppure? E devo confessare, negli Stati Uniti ci sono molte persone che vedono, e lo Zwicker vede, Bush che dice, il mio piano sta funzionando perfettamente, conquisterò il mondo intero, niente, la resistenza è minima, fra poco sarà giunto alla meta. Invece io condivido queste idee qui, questa è la paura e il terrore che lui, adesso si trova avanti questo fatto mostruoso, lui è un piccolo fantoccio che potrebbero eliminare. Invece lui sta lottando per la propria sopravvivenza, cercando di far capire a questi veri capi che lui è utile, che bisogna tenerlo lì, che lui è prontissimo a fare gli ordini e fare la guerra delle civiltà. Cioè questo è più o meno l'atteggiamento suo che va maturandosi nel corso della giornata. Quindi quello che lui sta pensando adesso è, accidenti, dovevo mettere quei pannolini per adulti in una giornata come questa, no? Prossima. Ok, adesso sono le mi pare che siano le 9:27, eh? 26 minuti dopo il secondo impatto, lui sta ancora nella scuola e sta facendo telefonate, se ci fosse un aereo dirottato nei dintorni, pow! Goodbye, President Bush. Prossima. Adesso sono le 9:29 e sta pronunciando un discorso. Sta lì da 26 minuti dopo il secondo impatto. Chiaro che il Secret Service fa parte del golpe. È chiaro. Il Secret Service è sotto il controllo delle talpe golpiste della giornata. Prossima. Adesso se ne va. Prossima. Ma come se ne va? Senza scorta. Tutta la United States Air Force in una giornata come questa non riesce per 2 ore di mandare 2 caccia per difendere Bush, laddove avevano mobilitato 12 di caccia per seguire l'aereo di un certo giocatore di golf di nome Payne Stewart, che aveva
aveva avuto un problema molto serio con il suo aereo. Quindi 2 ore, niente scorta, e gli stanno arrivando questi messaggi: c'è un aereo kamikaze che si sta avvicinando a te, c'è un attacco contro la tua tenuta di Crawford, Texas, e così via dicendo. La prossima. Ecco dove lui va, comincia qui a Sarasota, no? Poi segue questo corso qui fino a Barksdale, Louisiana, di cui abbiamo parlato prima, e poi Offutt, Nebraska. Non va in altre basi dell'aviazione militare che sono più vicine. C'è anche una base dell'aviazione militare, della marina militare, qui nella Florida, Naval Base. Ci sono qui basi dell'esercito con piste, Fort Bragg e così via dicendo. Perché va qui e poi va qui? Che cosa hanno in comune questi due posti? Semplicemente che sono centri di comando per la guerra termonucleare. Barksdale è il bunker numero 2, come faccio vedere nel libro, e Offutt naturalmente il vecchio quartiere generale del SAC, Strategic Air Command, oggi STRATCOM, e quindi il bunker termonucleare numero 1. Che cosa sta facendo? Magari un tentativo di dire: io sono il presidente, anche se voi ricevete parole codice da qualche elemento canaglia, dalla rete canaglia, non date retta a questi codici che arrivano. Io sono qui, io controllo i missili degli Stati Uniti. Adesso, finalmente, un momento di sollievo, ma anche di grande tensione. Dopo 2 ore di volo, in cui lui è andato anche in cerchi, arrivano i caccia. Però, sollievo. Però, che cosa sono venuti a fare? Abbattere il suo aereo o difenderlo? Tant'è vero che il pilota si rifiuta di dire ai piloti dei caccia dove lui sta andando. Lui dice: ragazzi, seguiteci, non vi dico dove stiamo andando. Non si fidava. Quindi clima di golpe. Prossimo. Eccolo a Barksdale parlando con ufficiali. Prossima. E qui fa un discorso a Barksdale in cui lui non dice né terrori, né terrorismo, né terroristi. Vocabolo terrorismo, terror, completamente scomparso dal suo vocabolario. Prossimo. Qui sta entrando nel bunker di Offutt, nel Nebraska. Prossimo. E qui, da quel bunker, sta parlando con alti funzionari, vicepresidente Cheney ed altri del governo. Secondo me sta negoziando le condizioni della propria sopravvivenza. Si sa che Tony Blair dall'Inghilterra gli sta dicendo: Bush deve andare in TV, dire Bin Laden, Al-Qaeda, e scatenare la guerra delle civiltà, che è lo scopo di tutto questo, di questa operazione. Quindi un negoziato, magari in termini velati, che cosa vogliono i golpisti e come lui andrà incontro a queste esigenze. Quelli del Pentagono con i quali sta parlando si trovano probabilmente qui, Centro Nazionale di Comando, che avete visto anche nel film Strano Amore. E qui, per lui, il momento decisivo della giornata, sta facendo il discorso televisivo, e qui dice: noi non faremo alcuna distinzione fra i terroristi e quelli che ospitano e proteggono i terroristi. E siccome Richard Clark andava dicendo tutta la giornata Bin Laden, Al-Qaeda, Al-Qaeda, Afghanistan, Afghanistan, tutti sanno che questo vuol dire che l'attacco all'Afghanistan seguirà fra alcuni giorni. Naturalmente interessante che la debolezza logistica degli Stati Uniti è talmente grande che non riescono neanche a fare l'attacco per un periodo di circa un mese. Gabriele. La prossima. Abbiamo di nuovo il problema tecnico. C'è un tempo stabilito, poi sta. Ah sì? E allora vado avanti se non glielo dico e sta per scadere il tempo. Andiamo avanti la baracca. Per i sinistri,
queste cose di Angel is Next, i sinistri dicono non è mai accaduto, è semplicemente una copertura per Bush, perché lui è un codardo e scappava, no? Il presidente Coniglio, che non torna a Washington, bensì scappa. E durante la giornata ci fu una reazione di insofferenza dei repubblicani di estrema destra, dicendo ma noi vogliamo un presidente così forte, non uno che scappa così. E quindi i sinistri vogliono dire non c'è mai stato questo messaggio, appunto perché se tiri su questo filo viene fuori la rete dei golpisti, perché qui parlano i golpisti ed è l'unico momento. Quindi per me, se vogliamo trovare una cosa che è proprio la cosa centrale, indispensabile, Angel is next, adesso tocca l'angelo, solo che nessuno ne parla. È stato poi smentito dalla Casa Bianca, piccolo comunicato scritto a mezzanotte, 3 o 4 settimane dopo, comunque è successo, vi garantisco, ed è la chiave dell'intera faccenda. Qual è la prognosi? Emanuele, diciamo se io non vado avanti, che vado avanti lui automaticamente. Certo, prima no, ma andiamo avanti, arriviamo rapidamente, tempi. Scorriamo le diapositive un po' più velocemente, arriviamo al punto delle esercitazioni. Ok, del qui problema. C'è Richard Clark, un meeting, riunione del Consiglio Nazionale di Sicurezza, lui che aveva sfornato questo assurdo mito durante la giornata, dice, aspetta, ragazzi, non, fatemi finire, ragazzi, noi sappiamo tutti che è stato Al-Qaeda, quindi facciamo un po' di, facciamo finta di investigare e poi diciamo che è stato Al-Qaeda. Prossimo. Ok, quindi impeachment per alto tradimento, non per aver preparato il golpe, ma per aver capitolato al golpe e anche altri crimini dell'11 settembre. Ok. Condotto sotto la copertura di esercitazioni e manovre. Prossimo. Principio fondamentale qui. Esercitazioni diventa realtà. Se c'è un'esercitazione con uno scenario e poi lo stesso fenomeno nello scenario diventa realtà, dovete pensare che la realtà è stata creata, orchestrata attraverso l'esercizio. Fonti Arkin e Cooperative Research e anche soprattutto mio libro. La verità dell'11 settembre è la presenza di 25 e oltre 25 esercitazioni e la giornata più densa di esercitazioni di tutta la storia degli Stati Uniti. Alcune erano già state fatte nei mesi precedenti, alcune erano già in fase avanzata di preparazione, comunque portano sull'11 settembre più di 25 esercitazioni. Adesso vediamo un po' di loro. Ok. La paralisi della difesa aerea, un sacco di esercitazioni, molti caccia vengono mandati via, Alaska, Canada, Islanda, Turchia, Arabia Saudita, risultato 2/3 dei caccia della zona di Washington erano assenti. Washington, naturalmente il punto nevralgico dell'intero sistema, la capitale, Casa Bianca, Pentagono, Congresso, tutto il resto. Ok, e magari se quelli che parlano ne possono parlare di meno, sarebbe bene. Ok, tutto questo sta accadendo nel centro nord-est della difesa aerea, prossima, stanno guardando sugli schermi radar, questi sono normalmente non golpisti, ma con ufficiali che probabilmente sono golpisti, prossimo. A Need sentiamo molto, molto spesso, ma questo è il mondo reale o è l'esercitazione? C'è un caos, una confusione, perché stavano provando dirottamenti. E su quell'altro slide che abbiamo abbandonato, questo è un po' troppo veloce adesso, un po' eccessivo, vedete che invece di 4 aerei dirottati, sono 29 ritenuti dirottati. Aerei veri, civili, militari, volano dicendo io sono dirottato, io sono dirottato. Anche altri sono beep inseriti, beep falsi inseriti sugli schermi radar. E qui, interessante, uno dice
qui qualcosa non va, qualcuno ha iniziato l'esercitazione troppo presto, il dirottamento dovrebbe aver luogo solo fra un'ora. E vuol dire, c'era in programma un dirottamento o più dirottamenti, e questi sono, invece di essere dirottamenti finti, fasulli, sono diventati dirottamenti reali. Se i zimbelli c'erano su ieri, io penso che gli zimbelli pensavano, io adesso faccio $1,000 oggi perché sarò un attore all'interno di un'esercitazione. Ok? Questo mi sembra dice tutto. Prossimo. Il capo del settore nord-est di difesa aerea, il colonnello Marr, a lui è stato chiesto, colonnello, lei aveva 8 caccia, come mai non ha, lasciato, non ha fatto decollare nessuno di questi caccia nel giro di 2 ore? E lui diceva, ma io non sapevo che pesci pigliare, se avessi fatto decollare tutti e otto sarebbero rimasti senza benzina allo stesso momento, quindi io li ho tenuti per terra. Chiaro, se lui fosse stato il comandante, ad esempio, nella battaglia di Midway, il risultato sarebbe stato molto diverso, vittoria giapponese con il colonnello Marr. E quando ha fatto decollare qualche caccia, li ha mandati sull'oceano Atlantico, né a New York né a Washington, ma sull'oceano Atlantico completamente vuoto. Prossimo. Al Pentagono dobbiamo pensare nei termini di un'esercitazione che si chiama Amalgam Virgo, un missile di crociera lanciata da una nave mercantile verso un bersaglio terrestre. Abbiamo proprio delle immagini nel libro molto buone su questo. Come la Honegger, che descrivo nel libro, Barbara Honegger, dice, ci sono anche esplosioni all'interno del Pentagono prima dell'arrivo di qualsiasi oggetto volante, missile o quello che è. Facciamo vedere la copertina. Questa è la copertina del copione di Amalgam Virgo, giugno 2001, contro terrorismo, minaccia di tipo non convenzionale, e per aiutare tutti a capire la faccia dello zimbello numero uno, oltre che presenti qui vari tipi di velivoli senza pilota che hanno utilizzato. La prossima. Tutti devono partecipare, non mancate al golpe. E qui anche questo dà un'idea anche alla persona più stupida. Qui c'è un velivolo che va a schiantarsi contro la capitale, il Campidoglio degli Stati Uniti, quindi White Force Augmentation. Non riesco a decifrare tutto, ma l'idea generale è abbastanza chiara. Quindi l'effetto che avete visto al Pentagono dell'arrivo di un oggetto volante è stato generato, creato attraverso Amalgam Virgo. Missili cruise si possono lanciare dalla terra, dall'aria, dalla superficie dell'acqua, e anche un lancio sottomarino è possibile. Quindi magari qui è un missile che viene da Lake Erie, da uno dei grandi laghi. Si può lanciare da un sommergibile, ad esempio. Prossimo. Quando vediamo lo schianto di ieri, dobbiamo pensare alla National Reconnaissance Office, Chantilly, Virginia, che è il ministero che controlla i satelliti. C'ha un sacco di soldi, un sacco di capacità tecniche, non ha bisogno di radar, questa è una giornata senza nuvole, vede tutto e quindi ha la possibilità di utilizzare quella tecnica Global Hawk che ho fatto vedere prima per dirigere gli aerei contro i loro bersagli. Lo scenario è nato, aerei con passeggeri colpiscono un grattacielo, esattamente quello che è accaduto, quindi l'accaduto scaturisce da questo scenario. Titolone, servizio segreto molto importante degli Stati Uniti, voleva simulare una sciagura aerea con un grattacielo durante la mattinata dell'11 settembre. Quindi, prossimo. L'effetto degli aerei che arrivano al World Trade Center, appunto prodotto attraverso questa esercitazione. La prossima. Per ogni forte, per ogni base militare importante della zona di Washington, c'è un'esercitazione
di lockdown, come dicono loro, di accesso limitato, di controlli più completi di tutto il resto, anche per quelli che andranno al World Trade Center c'è un'esercitazione preparatoria, e anche per quelli di Shanksville, addirittura, un piccolo villaggio nella Pennsylvania, tutto preparato. Naturalmente le basi militari intorno alla capitale in caso di golpe sono proprio nevralgiche. Se una divisione dovesse opporsi al golpe, allora hanno provveduto con questo, la prossima. Ci sono poi ieri AVACS sopra Florida e Washington agli ordini del generale Larry Arnold, e la questione è se lui è golpista, perché c'è un AVACS sopra Washington, la capitale, un altro AVAX sopra Florida, là dove c'è Bush, la prossima. Ecco, gli AVAX è proprio una piattaforma ideale per osservare e dirigere operazioni, quindi alcuni ufficiali golpisti là dentro possono fare tutto il necessario. La prossima. Bush, vedete, è messo sotto pressione e capitolerà. La prossima. Veramente spaventoso è l'esercitazione Global Guardian che è in atto quella mattina, e questo implica bombardieri B1, B-52 in volo con bombe H nei cieli, missili terrestri pronti a partire, sommergibili nucleari idem, perché all'interno della giornata c'è l'ultimatum statunitense a Putin che dice: noi ci prendiamo l'Afghanistan. Siccome l'Unione Sovietica aveva fatto guerra per 10 anni per mantenere la neutralità dell'Afghanistan, questo dispiegamento di mezzi termonucleari era chiaramente destinato ad intimidire i russi, a fargli vedere questa immensa forza termonucleare. E quindi i golpisti erano pronti alla escalation, la prossima. Con bombardieri B1 e di altri tipi. Prossimo. Putin come reagisce? Molto intelligente. Capisce subito. I pazzoidi neofascisti stanno al potere. I neocon. Invece di reagire in maniera rigida, magari come farebbe un maresciallo dell'Armata Rossa, dicendo niet, noi lanceremo i nostri missili, non osate. Lui risponde in maniera rilassata, flessibile, dicendo: volete prendervi l'Afghanistan? Prego, accomodatevi, sentitevi, tutto aperto per voi, io so quello che voi troverete lì, la sconfitta, la disfatta e la morte, chiaramente. Lui pensa anche, con i neocon, gli Stati Uniti adesso aggrediranno una serie di paesi, non necessariamente la Russia, chissà, magari l'Iraq, l'Afghanistan, l'Iran, Venezuela, Corea del Nord, Siria, Libano, chissà. Nel frattempo gli Stati Uniti diventeranno più odiati, più isolati, più divisi, più dispersi, dissipati le forze e così via dicendo, e al contempo la Russia diventa più forte, più solvibile, sviluppa nuove armi, utilizza il denaro del petrolio per fare progetti di sviluppo e tutto il resto. E quindi lui dice: signor Presidente, io sono il suo alleato nella guerra al terrorismo, che è semplicemente una posizione di, per evitare la guerra immediata e magari la speranza di evitare la guerra anche dopo, ma nel frattempo di assumere una posizione puramente difensiva, ma anche di difesa flessibile, quindi indica la grande capacità di Putin. La prossima. Questo è mio amico generale Ivashov, eccomi insieme a lui a Bruxelles circa 2 anni fa per l'asso della pace del francese Thierry Meyssan. E Ivashov, oltre, lui è naturalmente l'ideatore dell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, è stato lui pensatore euroasiatico, bravo, e lui ci dice: quella mattina, lui comandava Mosca, abbiamo visto i cieli americani pieni di bombardamenti.
apparentemente caricati, come al tempo della crisi missilistica di Cuba. Quindi loro sapevano, e sapevano anche, potevano benissimo vedere l'assurdità della versione ufficiale. Il capo dell'aviazione sovietica russa ha detto: beh, normalmente questo è impossibile, anche con i nostri mezzi che sono più modesti, è completamente impossibile quello che avete detto. Quindi il governo russo si è pronunciato. Siamo vicini alla fine. Come si fa? Comunque. Normalmente il PowerPoint non dovrebbe spegnersi così, no? Il PowerPoint dovrebbe stare acceso. Questo forse è un problema del proiettore. Comunque noi potremmo anche fare così adesso, magari siccome qui dopo sul palco comincerà la festa, devono sicuramente allestire tutta la scena, possiamo anche un attimino spostare la seduta magari fuori dal palco e possiamo anche al limite continuare. 10 minuti, ecco. Se volete le altre diapositive, sono interessanti e anche divertenti. Se riusciamo, comunque chi magari vuol fermarsi, noi ci rendiamo conto che l'esposizione è lunga e bisognerebbe fare molte più pause, ma d'altra parte noi abbiamo la possibilità di avere esperti come Webster Tarpley, se va bene, una volta ogni qualche anno, insomma, quindi vogliamo cercare di sfruttare il tempo e la sua presenza nel miglior modo possibile. Niente, intanto poi magari se ci sono alcuni di voi che vorranno continuare, noi siamo disposti anche a continuare, magari ci spostiamo sui tavoli o sui divani che sono in questo posto. Vediamo adesso se riusciamo a ripristinare l'ultima, siamo veramente alla fine, le ultime. Sarebbe di curare qual è il lasso di tempo che ti dà, è un paio di secondi prima di andare avanti. Io non so che cosa sia questo, ma normalmente PowerPoint sta acceso, non si spegne. Questo sarà il proiettore e noi non conosciamo evidentemente tutti i trucchi. Eccoci. Ok, all'interno di Global Guardian c'è una porta anteriore, questo fatto tecnico ma molto importante. All'interno di questa esercitazione c'è un elemento cattivo finto, un elemento nemico che ha accesso a un sistema chiave di comando controllo, quindi può lanciare i missili. Che cosa accade se questo elemento cattivo finto diviene un elemento cattivo vero, attivo, reale e lancia i missili? Un'altra maniera per la rete canaglia per lanciare i missili senza fare riferimento a Bush, la prossima. Tutto questo scaturisce dal governo invisibile di Wall Street, solo una foto. Il nome chiave qui è quello di Morgan, agente di Londra, detto Jupiter, Giove, fondatore della frazione finanziaria di New York, la prossima. Adesso siamo arrivati alla parte divertente, Nosferatu il vampiro, sapete chi è? Sarebbe il ministro Chertoff degli interni e della protezione civile, ci protegge questo signore qui, la prossima. La Pelosi aveva promesso la fine della guerra, adesso lei vota più soldi per una guerra più larga. La bancarotta morale, intellettuale e politica del Partito Democratico ormai è totale, è un partito cadavere. Aveva anche fatto capire che avrebbe fatto l'impeachment di Bush, niente, e più intercettazioni telefoniche con lei che non prima con i repubblicani. La senatrice Clinton è semplicemente una guerrafondaia, ha detto che lei sarebbe più pronta, più svelta ad attaccare l'Iran che non lo stesso Bush, con armi e denaro dall'Europa che lui non può più carpire. Con lei sono garantiti anche altri 8 anni di guerra in Iraq, è una guerra fondata. E quindi io penso che lei avrà delle brutte sorprese nelle primarie, soprattutto dell'Iowa, che si svolgeranno fra 6 o 7 settimane. La prossima. Conservatori, no? I grandi conservatori sociali che fanno appello agli elettori cristiani fondamentalisti, come il sindaco Giuliani, che vedete qui, e lui fa questo più o meno tutto il tempo, è quello che esce di nuovo,
l'assurdità del Partito Repubblicano è che dicono di essere fondamentalisti cristiani, e il candidato più quotato è questo individuo qui, prossimo. Al Gore, eroe degli ecologisti, ma è un fantoccio di Principe Carlo. Se non vi andava bene il bombardamento della Serbia nel 99, è stato lui ad ordinare il bombardamento della Serbia, non Clinton. Prossimo. Il senatore McCain, dell'ala guerrafondaia più estrema del Partito Repubblicano, prigioniero di guerra nel Vietnam del Nord, ha lasciato il suo senno lì. L'uomo è pazzo. Newt Gingrich continua come sempre incazzato nero, come vedete qui. Prossima. Karl Rove illustra l'atteggiamento del regime verso i cittadini, e anche, prossima, Bush, con questo caratteristico gesto, dà l'idea della sua concezione del decoro presidenziale. La questione è, sotto queste condizioni, volete stare nella NATO? Volete permettere a questo gruppo di politicanti pazzi e degenerati, loro adesso decidono il vostro destino. Non so per quanto tempo volete tollerare questa situazione. Veramente spaventoso, Ben Bernanke, Ben degli elicotteri, capo della riserva federale. Nella prossima c'è un giocattolo per spaventare i vostri bambini adesso per Natale. Ben Bernanke, lui ha detto in un discorso che come banchiere centrale si può combattere la depressione economica buttando i dollari dagli elicotteri. La gente prende i dollari, va a comprare le cose nei grandi magazzini, stimola l'economia e si esce dalla depressione. Grazie a lui siamo già entrati nella iperinflazione del dollaro, no? $800 per un'oncia d'oro, $100 per un barile di petrolio. Prossimo. E qui il panico bancario universale, Northern Rock, prima di questo c'era in California. L'unica questione adesso, dove scoppierà la prossima fase del panico bancario universale? La prossima. Io vi esorto all'attivismo. Obama è un individuo assolutamente senza principi, parla della politica della speranza e vuole bombardare non l'Iran, ma il Pakistan. Questa è la differenza con lui. Questi individui veramente sprovveduti magari vedono in lui il nuovo Mick Jagger, un fenomeno di questo tipo. E invece Matt Dayton, del nostro movimento Università del Texas, interviene per smascherare e cambia l'intera dinamica della situazione, e questo indica che un attivista del movimento della verità può trasformare una grossa scena di questo tipo. Impeachment è un vero movimento di massa, tutti i ceti sociali vai lì, vedi impeach Bush, impeach Cheney, impeach them, impeach both of them, impeach. È praticamente un fenomeno di massa e indica magari un certo risveglio politico degli americani. Prossima. Se dovessimo arrivare davvero alla guerra o alla dittatura, allora l'ultima razio è lo sciopero generale ad oltranza, lo sciopero di massa qui in Madrid a marzo 2004. La NATO aveva messo notoriamente le bombe nella metropolitana di Madrid, e Aznar mentiva spudoratamente sulla questione delle origini di questo. Soprattutto Aznar voleva cancellare le elezioni, autonominarsi nuovo Caudillo, dittatore, nuovo Franco, e fare altri 30 anni di dittatura, ma un terzo degli spagnoli, 2 milioni a Madrid qui, va nelle piazze e dice no, fascismo non passerà. Io vi dico, imitate questo esempio qui, poi si sono liquidati dall'Iraq, si sono risparmiati tutto questo calvario, non imitate la reazione americana che è di sudditanza, stupidità, passività, codardia. Imitate gli spagnoli, fate una reazione alla spagnola. La prossima, e vi raccomando naturalmente La fabbrica del terrore. Grazie. Adesso voi
semplicemente ci possiamo spostare sui tavoli, lasciamo libero lo spazio alla festa che ci sarà dopo. Chi vuol rimanere a chiacchierare, Webster concederà anche altre interviste. Può